Finalmente cominciamo a parlare di Carnevale 2024 e come ogni periodo natalizio iniziamo il nuovo tesseramento, regaliamo alla città uno spettacolo e quest'anno uno spettacolo dedicato a Italo Calvino nei suoi 100 anni dalla nascita che grazie alla collaborazione del Comune di Fano, Ufficio Cultura, della BCC e della Fondazione riusciamo a regalare alla città domenica 3 dicembre alle ore 18. Appunto in Sala Verdi e poi appunto come ho detto iniziamo il nuovo tesseramento, la settimana prossima sarà possibile anche iniziare a comprare i biglietti per il Carnevale 2024 e quindi potrebbe essere anche un'idea di regalo di Natale, regalare un biglietto di Carnevale. E ovviamente ci saranno carri nuovi, avremo quest'anno una sfilata di ben 14 carri, ovviamente non tutti nuovi, ma avremo 5 carri nuovi e poi la testimonial di quest'anno che... Il titolo della manifestazione quest'anno è Fuori dalle righe e dagli spazi e quale miglior testimonial Beatrice Venezzi, la direttrice d'orchestra, anzi direttore, come si è fatta chiamare lei a Sanremo e ha creato tanta polemica. Quindi anche lei si è annoverata un po' fuori dalle righe e dagli spazi e quindi abbiamo, grazie anche alla collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Rossini che l'ha invitata per un concerto, sarà con noi l'ultima domenica di Carnevale e quindi potrà vedere anche il carro a lei dedicata. Sottolineiamo l'importanza non solo del lavoro dei carristi, importantissimi perché effettivamente il Carnevale è anche espressione artistica che avviene attraverso i carri e le maschere che vengono a muoversi nel corso mascherato, ma è anche un lavoro di squadra fatto da tante persone, tanti volontari e tante collaborazioni che si creano in città, quindi siamo contenti che questo sia un momento veramente felice, importante non solo per i nostri concittadini ma tutti i turisti e diciamo tutti coloro che verranno a vedere questo nostro carnevale.